La storia della studentessa di 23 anni, fotomodella, influencer, che si laurea prima di tutti, un anno prima, a medicina, comincia a fare un po' acqua da tutte le parti. È una questione che mi sta mandando ai pazzi e voglio parlarne con voi. Volevo fare questo video prima, ma sono stato un po' male, c'ho ancora un po' la voce intasata, quindi non ce l'ho fatta. Ma sta intasando i nostri feed, i nostri TikTok, i nostri articoli, la storia di Carlotta Rossignori. La ragazza veronese che passa dagli studi televisivi dell'Hellas Verona alle foto incredibili in vacanza, in montagna, al mare, in costume, a cazzo la laurea a 23 anni in medicina. E tutti sono impazziti dicendo, cavolo, questa qua è un genio. No, non è andata così, perché c'è stato un problema di comunicazione da una parte e un problema di recezione dovuto ai problemi di comunicazione da parte del grande pubblico. E se noi capiamo, e lo vedremo a metà video, come ragioniamo in questo paese e a quale tipo di stress siamo sottoposti da un punto di vista di comunicazione, capiamo anche il perché ci siamo così incazzati, soprattutto gli universitari, verso questa ragazza che probabilmente magari non c'entra neanche nulla, perché si è laureata prima degli altri e quindi ha avuto un privilegio. Andiamo con ordine. Questa ragazza è stata, tra virgolette, secondo alcuni articoli, progettata, ovvero una ragazza che sin da piccola è stata educata a primeggiare dalla famiglia, figlia unica, probabilmente estremamente intelligente, perché se non sei estremamente intelligente queste cose non le fai, con un'estrema probabilmente forza di volontà, con una disciplina di ferro, che è stata in grado di avere una maturità classica in 4 anni con la media del 10 e laurearsi in 5 anni al posto che sei nella laurea magistrale in medicina, saltando delle tappe, facendo incazzare il mondo, soprattutto gli studenti universitari, specialmente quelli delle materie scientifiche e i medici. Questo ha portato a un reaction che porta le seguenti, tra virgolette, accuse. Come fai, come è possibile che una come te, che è nello studio televisivo, è sempre in giro in vacanza, dalle prove che ci vengono date da Instagram, e qua partirà tutto il solito discorso del apparire, dobbiamo far apparire che su Instagram abbiamo tutto, siamo in 30 corsi, poi magari in verità sta qua aveva la bandana ed era chiusa in casa a studiare, quelle foto le ha fatte nel 72, giusto per darvi una battuta ma per farvi capire. Com'è possibile che sta qua è sempre in giro, non è mai sui libri apparentemente perché ha sempre le foto, è posta così, e riesce a laurearsi prima di me? Ma soprattutto, chi gli ha dato questa opportunità? Io cazzo, anch'io sono bravissimo, anch'io sono uno studente della Madonna, anch'io mi faccio un paiolo così col pacco, col pacco che mi mandano da giù, sono fuori sede, lavoro come cameriere sottopagato, non dormo per passare anatomia 2 e perché sta qua che invece fa la modella mi deve passare davanti. Bene, apparentemente una lettera mandata dai colleghi del suo sesto anno al rettore, gli chiedevano perché anche loro non sapevano di questa possibilità e perché non hanno avuto la stessa chance. E apparentemente è stata risposta che in verità i requisiti vengono raggiunti di ore, tirocini obbligatori, abbiamo la possibilità di portare in caso del tutto eccezionale sul palmo della nostra mano al serpentino il giuramento di Ippocrate del soggetto indicato. E sembrerebbe per l'appunto che questa persona abbia tutti quei requisiti. Qua si aprono ora un milione di discorsi, cercherò veramente di fare ordine col cervello, datemi un po' il beneficio se ogni tanto magari sbarello e perdo un attimo il discorso, ma ci provo. Il problema di questa notizia non è il tanto che una persona eccezionale, partiamo dal presupposto che sia una persona eccezionale, ci sono persone con cui più alto, ci sono persone più in gamba, ci sono persone più fortunate, c'è sempre qualcuno che avrà e riuscirà a fare qualcosa prima di noi. Non pensate di essere i primi da nessuna parte in questo mondo. Ci sarà sempre qualcuno migliore di noi. E abbiamo avuto notizie di persone, 2 lauree, 3 lauree, bambino prodigio, ragazzo prodigio. Il problema è come è stata comunicata, poiché la comunicazione attualmente sui giornali è diventata la stessa comunicazione dei social, ed è spesso la stessa comunicazione che usiamo anche noi qua, su YouTube, su Twitch, su TikTok, su Instagram, ovvero quella del titolo sensazionalistico, per avere più views e quindi avere più, no, influenza sulla notizia. Quindi utilizzare gli influencer per avere influenza. Chiaramente poi non è che è sempre convertito in titolo sensazionalistico contenuto di merda. A volte le cose, grazie a Dio, combaciano. Però per la maggior parte dei casi è tutto un catch your attention. E il fatto che sia stato messo nel titolo la
Ragazza, influencer, modella, si laurea in medicina. Io ti sto dicendo che questa non è uno studente di medicina in primis. Questa in primis è un influencer, è una modella. Già in un momento in cui il mondo degli influencer, il mondo dei content creator non è visto benissimo da parte di una gran parte della popolazione, perché sembra che stiano lì, sembra che stiamo qui a non fare un cazzo, no? E a grattarci le palle tutto il giorno e a prendere dei soldi facendosi, soprattutto per un genere femminile, è brutto da dire, ma è così, foto in bikini o mezze nude, ora togliamolo gli fans da parte, in giro per il mondo e a non concludere niente. Quindi la percezione è, sta qua, si diverte, qualcuno gli avrà fatto gli avrà dato un privilegio, gli avrà dato l'opportunità di scavalcare delle regole, perché io qua, qui brufoli, che scavo la palude a cercare l'alligatore con le cose, che sto studiando anatomia 2 dal 75 che non lo passo, eppure minchia son bravo, devo stare qui a subire, non posso avere le stesse opportunità di sta ragazza qua, che inoltre è anche invitata negli studi televisivi eccetera. Quindi la comunicazione fa invidiare questa persona per avere enfasi della notizia a tante persone, specialmente gli universitari. C'è un'altra questione anche da dire, ovvero la parte del tempo che si impiega e della concezione che viene dalle persone, specialmente le persone più anziane, riguardo al percorso universitario. Se sei fuori corso sei un idiota. Ecco, non è così. Perché volere anticipare i tempi, voler tagliare i tempi, è sicuramente una cosa che deriva dalla situazione sociale e soprattutto economica del nostro paese. Un po' chiaramente perché ognuno vuole arrivare a un certo fine del proprio percorso di studi e poter poi cominciare la sua carriera lavorativa, ma soprattutto perché in un paese dove sappiamo che se andiamo in pensione a 70 anni, devo cominciare prima per vedere se magari 5-6 anni senza il catetere riesco anche a godermela sta vita. E quindi c'è questo bisogno, c'è questa fretta, c'è questo arrivismo, devo farcela, che ci stressa, anche se indirettamente un po' tutti. E avere l'opportunità di bruciare delle tappe, che siano scolastiche o che siano lavorative, chiaramente fa gola a tutti, ed è un qualcosa in più che io posso capire magari nelle materie umanistiche. Io sono laureato in scienze politiche con una magistrale in sociologia, quindi capite che vabbè, ok, posso farlo in 2 anni al posto che 3. Ora non sto sminuendo la mia materia, per l'amor di Dio, ci sono dei professionisti incredibili, però ecco, non è che io sto aprendo il cuore di una persona e devo fare dei tirocini ad hoc, delle ore, degli step importanti, precisi, perché se io non mi alleno la notte a cucire una banana con ago e filo, sto qua poi salta al pacemaker dopo 2 giorni, giusto per darvi un'idea. Cioè, nel senso, nelle materie umanistiche, che ne ho una anch'io quindi posso parlarne, posso capire delle accelerazioni, posso capire magari un po' di più alcuni tipi di speed up, ma nelle materie scientifiche, dove la vita di una persona, magari come nel caso di medicina, o di più persone nel caso di ingegneria, che magari vi crolla un palazzo se non lo progettate bene, se non siete in grado, sono veramente impattanti sulla salute di una persona, ecco lì io non credo che le scorciatoie o gli speed up per tutti siano la scelta giusta. Ed è per questo che in caso del tutto eccezionale lo condivido. Questo era un caso del tutto eccezionale? Non lo sappiamo. Però chi, tornando indietro, chi si reputa stressato, poiché fuori corso, ecco, questo è un consiglio che io vi voglio dare. Da bocciato in quarta liceo, da aver perso un anno a chimica e tecnologie farmaceutiche perché volevo fare, c'è un video comunque che vi metto qua della mia esperienza, perché volevo fare anch'io il medico e poi alla fine non ce l'ho fatta, quindi ho provato altre materie, alla fine poi avete visto dove sono andato a finire, e poi ora non è che, giusto per darvi una parentesi, perché poi dici, ah sì, minchia bravo, ha fatto tutto sto giro di parole e tutto, e ora è su YouTube a fare i video, bravo coglione. No, in verità io lavoro, ho lavorato per grandi multinazionali eccetera, vabbè, ma con un altro discorso. Però ecco, non sentitevi in difetto. Non è che se siete fuori corso di un anno, non è che se siete stati bocciati di un anno, siete persone che valgono meno. Chiaramente se vi siete, ragazzi, andate al parchetto a farvi le canne, a non fare una via, un tubo per anni e vi fate pagare l'università, ve lo meritate, state lì, andate poi a lavorare e vi piangete dopo. Ma se siete persone che comunque si impegnano, fanno del loro meglio e comunque magari non riuscite a stare dietro al passo, non è una cosa per il quale vergognarsi. Fate il vostro meglio, avrete poi tempo dopo, non vi preoccupate per recuperare. Se valete, arriverete comunque a un punto dove potrete brillare. Vedrete, vedrete, perché succede a tutti e succede con una certa costanza.
Tornando al discorso, e per poi chiudere, della ragazza, il problema adesso quale è? Il problema è che se noi non andiamo a celebrare il plus lavoro in questa società in cui viviamo adesso, siamo fregati. Un consiglio che vi do. Il fatto che lei venga definita come influencer, fotomodella, medico, certo fa incazzare perché è un titolo del cavolo, dici vabbè, però dovrebbe farci anche riflettere un attimino su come sta girando in questo momento il mondo del lavoro, di come cambi l'ingresso al lavoro, di come le competenze si servano, ma serve un lavoro parallelo a quello che è, non in tutti gli ambienti ma in altri ambienti, secondo me, parallelo a quello che è il nostro percorso di studi. Ed è un consiglio terribile che io vi voglio dare adesso e che credo che sia il miglior consiglio che qualcuno, consulente del lavoro o veramente al liceo, vostro professore, vi possano dare. Volete fare un qualcosa nella vostra vita? Volete laurearvi per diventare biologo marino? Volete diventare trader? Volete diventare uno che studia economia? Ingegneria? Il fatto di portare parallelamente un progetto a parte sui social è un qualcosa di estremamente importante oggigiorno. È davvero importante, poiché ormai le aziende del vostro curriculum ci hanno intonacato casa. È di quello che avete fatto e dell'esperienza che avete maturato da soli, coi progetti, coi vostri portfolio, anche se non siete artisti, ormai il portfolio lo usano tutti. Quindi se voi siete, per dirvi, una Carlotta Rossignoli e volete accelerare i tempi o comunque volete essere più competitivi, studiate. Magari non riuscite a fare medicina in 5 anni, la fate in 6 come tutti, già un gran risultato. Ma nel frattempo avete un canale Instagram, un canale YouTube, un qualcosa dove parlate della cosa che amate, dove parlate delle cose che vi piacciono. Appena usciti da quell'università con la vostra laurea in mano, avete anche nei colloqui con le aziende, questi sono i miei progetti che ho portato da solo, questi sono i miei video YouTube, questi sono gli approfondimenti, bam, bam, bam. E portate roba, portate, fate vedere che siete già con l'esperienza che avete maturato voi stessi in un paese dove l'esperienza non ve la dà nessuno, a meno che non siate Carlotta Rossignoli, figlia unica che non dorme, quindi col cazzo che mi vado a far curare da lei, dice che il sonno non serve, quindi medico, ma stai dove sei, dimmi dove lavori, perché a me, secondo me quella parte lì l'andrei a rivedere, e che non ha amici a sua detta. La qualità della vita, lo studio è importante, il lavoro è estremamente importante, i soldi sono estremamente importanti, ma se voi non avete neanche un cazzo d'amico, non avete neanche un ricordo decente della vostra vita perché siete stati totalmente manipolati, presi e programmati per essere così da quando siete bambini, che vita è?